Niente può scalfire la forza di una madre, specie quando in gioco ci sono i suoi figli. Ad Elena Santarelli, come a tante ogni giorno, è toccata la battaglia più difficile, quella contro un tumore, ma la showgirl non perde determinazione e ottimismo, per stare accanto al figlio Giacomo, 9 anni, nel migliore dei modi. Leggi anche Elena Santarelli e la forza del figlio Giacomo, affronta le cure, non si lamenta, all'inizio eravamo increduli. È la prova più difficile della mia vita, ha raccontato Elena. Verissimo, la puntata andrà in onda sabato 26 maggio, NDR. Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l'ho accettata e ho fatto entrare il dolore dentro una parte di me. Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere. La diagnosi è arrivata il 30 novembre 2017 e il figlio ha iniziato subito il suo percorso di cura. Ormai in casa siamo in 6, io, Bernardo, Giacomo, Greta, il cagnolino Neve e il tumore. Che c'è e lo affrontiamo. È una battaglia che si può assolutamente vincere, ne sono convinta. Le cure di Giacomo non sono ancora terminate ma siamo tutti super positivi perché stanno andando nel verso in cui dovrebbero andare. Molti definirebbero questa condizione una disgrazia, per me invece non lo è un'opportunità di fare questo passaggio della vita, a cui evidentemente eravamo destinati, e magari trarne anche dei benefici. A Giacomo nulla è stato tenuto nascosto. Ci hanno consigliato di non nascondere la verità e di non lasciare irrisolte le sue domande. Non ho mai trattato mio figlio come un malato e mi piace dirlo alle mamme che ci guardano da casa e che magari stanno vivendo una situazione simile alla nostra. Il racconto della malattia è stato graduale, siamo partiti da una versione più leggera per arrivare poi a una più dettagliata, sempre con un linguaggio adeguato a un bambino di quasi 9 anni. La notizia della malattia di Giacomo era stata diffusa via social proprio dalla Santarelli. Una scelta che le aveva tirato su anche qualche critica, ma lei non se ne pente. Sono ancora convinta che sia stata la scelta migliore, ha proseguito. Avevano iniziato a chiamarmi alcune testate giornalistiche perché la notizia iniziava a girare e quindi prima o poi sarebbe uscita, così ho deciso di scriverla io con le mie parole, semplici e di getto. Poi, dai social mi è arrivato molto amore. Tante mamme che vivono la stessa mia situazione mi hanno scritto e dato coraggio. L'ho fatto anche per far passare un messaggio di aiuto alla ricerca, se le chemio di oggi non sono come quelle di 10 anni fa è solo perché la ricerca è riuscita a fare passi da gigante. Mi sono arrivati anche messaggi che non ho accettato, ci sono state persone che mi hanno detto di curare mio figlio con le erbe o con medicine alternative. Gli ingredienti per curare il tumore sono 4, la chemioterapia, la radioterapia, l'allegria della famiglia e la positività della mamma e del bambino.